Subiaco e i monasteri più antichi d'Italia. Ciao, sono Massimo e per i viaggi di Columbus oggi mi trovo a Subiaco, in provincia di Roma. È un borgo risalente all'alto medioevo. Arroccato sui monti laziali a 400 metri di altezza, dal suo vertice la rocca sovrasta il comune. Attraverso i vicoli, fatti a rampe e gradoni, si sale verso l'abbazia. Passando per via Palestro, raggiungiamo la rocca. Abbaziale o dei Borgia ospita preziose opere d'arte e un interessante stile architettonico. Ma Subiaco è nota per l'importanza dei suoi monasteri benedettini. Uno, quello di Santa Scolastica, qui alle mie spalle, che risale al 520 e ospita una biblioteca che conserva numerosi manoscritti e da dove è stato stampato il primo libro in Italia. Il secondo, questo di San Benedetto, anche chiamato del Sacro Speco, incastonato nella roccia. Costruito quasi 1000 anni fa, al suo interno custodisce la grotta in cui Benedetto da Norcia passò il periodo di vita eremitico. Tutte le info e i numeri di telefono per visitare questi luoghi li trovate in descrizione. Nelle nostre gite mi piace sempre soffermarmi in qualche ristorante tipico del posto. E oggi siamo ospiti del ristorante Belvedere, che con la sua terrazza si affaccia proprio sul borgo. Proprio sulla via dei monasteri e a due passi dalle cascate, dal 1924 soddisfa i palati dei loro visitatori. Divenuto uno degli emblemi di Subiaco, con la sua schiena d'asino e la torretta di guardia, il ponte di San Francesco, con i suoi 40 metri di campata, attraversa il fiume Aniene, che poco più avanti, nel suo corso, ci regala una bella sorpresa. Se non siete troppo stanchi e avete voglia di avventura, lasciando la strada provinciale 45 e seguendo le indicazioni per il laghetto di San Benedetto, attraverso un tragitto di facile percorrenza, si può raggiungere a piedi il laghetto e la sua cascata. Lasciato l'auto all'inizio del percorso e dopo 10 minuti di passeggiata nei sentieri boschivi che costeggiano il fiume Aniene, raggiungiamo la cascata.
Spero che Sobbiaco vi sia piaciuta e nel salutarvi vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale, che sto preparando altri appuntamenti. Ciao e a presto!